Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Andrea, che cos'è un classico? Beh, intanto chiariamoci un momento sul concetto di classico. Che cos'è un classico? Classico può significare cose diverse. Un classico non è solamente un libro antico, per esempio, un libro di un'altra epoca. Ogni epoca esprime i suoi classici. Alcuni classici sono stati scritti ieri o ieri l'altro. Qualche esempio americano, il primo che mi viene in mente è Il Lamento di Portnoy, di Philip Roth, ormai considerato, direi universalmente, un classico del Novecento e un classico tout court. È stato scritto soltanto 50 anni fa, ma ce ne sono anche di più recenti, al di là della qualità, al di là del gusto, ma insomma libri che sono rimasti e si trovano regolarmente nelle librerie. Per esempio anche American Psycho è un romanzo di Bret Easton Ellis uscito nel 91, 30 anni fa. Potremmo fare esempi anche in Italia, Seminario sulla gioventù, che è un esordio luminoso del 1984 di Busi, o Camere separate, libro bellissimo, terminale di Tondelli del 1989, oppure Sostiene Pereira di Tabucchi, 1994. Questi libri sono ormai considerati dei classici. Secondo Calvino, uno che di classici se ne intendeva, ne scrisse anche lui più di uno, diceva: un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. Alla prossima! Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.